No, mister, la partita sembrava potesse essere finita dopo 40 minuti, dopo 10, dopo il vantaggio. Che è successo? Abbiamo perso. Non so cosa è successo, una partita che per i primi 45 minuti, perché mi sembra che loro il gol l'hanno fatto al 45esimo, 2-1, 44esimo. Siamo stati padroni del campo, l'uomo in più, abbiamo creato. Fino a quel momento penso bene, c'è stata solo una squadra in campo, forse siamo stati pure avvantaggiati dal fatto che avevamo un uomo in meno. E quindi una partita che sembrava prendere una piega diversa, poi in secondo tempo, quegli ultimi 3 minuti del primo tempo che abbiamo commesso delle follie, forse abbiamo staccato la spina e il secondo tempo non abbiamo mai tirato in porta. Al di là della delusione, è criticabile questa squadra secondo lei? No, O meglio, merita le per come critiche? abbiamo fatto il secondo tempo meritiamo i fischi, sicuramente. Poi se andiamo a vedere il computo generale di tutta l'annata, no, ma per questa partita penso che nel secondo tempo meritiamo i fischi. Mister, ci sono delle attenuanti perché No, attenuanti non c'è. mancavano dei giocatori Allora, fondamentali. attenuanti per questa partita, per il secondo tempo non ce n'è, perché la stessa squadra che nel primo tempo sta vincendo 2-0 e non possiamo commettere certi errori. Fermo restando che io la squadra, sicuramente, possibilmente le responsabilità sono mie principalmente, non sono neanche della squadra, perché vuol dire che non sono riuscito per l'arco dei 90 minuti a trasmettere quello che dovevo trasmettere, però per i secondi 45 minuti A mio abbiamo. modesto avviso le attenuanti ci sono perché la Starita e Vindigni non sono Ma questo stati è un discorso adeguatamente che non rostituiti sta in dietro. piedi. Poi ci sono stati due infortuni di De Rossi, quelli a cui faceva riferimento lei, che sono le famose follie che ci hanno un po' fatto cambiare il risultato. È assente, nel primo tempo stava girando benissimo, poi si è sentito male. Stava poco bene, aveva un asmo che non gli Perché permetteva. non tirarlo fuori prima? Perché i cambi li gestiscono i 90 minuti. Poi quando la partita va a finire, poi abbiamo altri giocatori che avevano problemi. Anche Chiavaro non era al 100%. E Primo posto quindi. diventa complicatissimo. Ma se dobbiamo dire la verità, sì, perché mi sembra che ha vinto il Savoia. Quindi a questo punto penso che sembra difficile, ma fino a quando la matematica, noi cercheremo di lottare sempre per vincere, fermo restando che poi alla fine tireremo le somme per vedere dove che arriviamo. Mister, poco fa ha detto che possibilmente ha molte responsabilità lei. Sì, mi Non assumo io crede le che responsabilità. il portiere ne abbia ancora più di lei? No, Ci ha fatto bene per me il portiere no. Io non sto dicendo, ha commesso degli errori, però voglio dire, non possiamo crocifiggere un ragazzo che assolutamente, per che carità, però io sto facendo nella un esempio. singola partita ci stanno gli errori, voglio dire, non è che non ci stanno gli errori. Ci stanno gli errori, possibilmente anche lui è incappato in una Non ci metterei la giornata firma, negativa, questo però questo non non significa che noi a una squadra, se andiamo a vedere le 22, oggi che era la 22esima partita, mi pare, no? Penso che questa squadra non è criticabile. Poi ripeto, la partita di oggi, Allora, secondo teniamo me. sempre presente che è una matricola. No, è una matricola, è una squadra che deve fare esperienze, portiamo su dei giovani che secondo me sono importanti, portiamo su dei giocatori che l'anno scorso giocavano in eccellenza. Quindi, cioè, attenzione, noi non vogliamo campare scuse perché noi abbiamo detto e confermiamo che vogliamo fare un campionato importante, penso che lo stiamo facendo, era un campionato nei primi 5 posti e penso che siamo in linea con quelli che sono i programmi iniziali, solo che oggi abbiamo sbagliato la partita. La tifoseria, visto il finale di partita, La tifoseria, è stata mostrata una così, così contestazione. come quando ci applaude, è giusto che ci fischia in un modo civile. Poi non so se la contestazione non sia stata nei modi civili, perché so che è arrivato pure qualche bottiglia, è arrivato pure qualcos'altro. Questo fa parte del nostro lavoro, lo accettiamo con grande serenità. Hanno ragione che ci hanno fischiato, perché solamente nel secondo tempo ci siamo meritati i fischi. E per il risultato finale. Questa è la seconda sconfitta consecutiva. Non so adesso come ci mettiamo, sotto il profilo psicologico, morale della Ma squadra. cercheremo, siamo qua per fare questo lavoro, per cercare di riprenderci anche da un punto di vista psicologico.
E penso che ci dobbiamo riprendere al più presto, perché non è che abbiamo tanto tempo per poter pensare quello che poteva essere e quello che non è stato. Quindi domenica abbiamo un'altra partita, da martedì si riprende a lavorare per cercare di, come dire, di dimenticarci queste sconfitte che sono arrivate nelle ultime partite. Infermerie, squalifiche non danno la crescita. Ma questo fa parte del gioco, fa parte che siamo incappati in due settimane, anche perché Assenzio, Savonarola e qualcun altro c'erano i postumi della febbre, i postumi dell'influenza, anche ancora oggi. Però questo non deve essere, perché siamo stati gli stessi che nel primo tempo, fino al 45esimo, stavamo vincendo 2-0 e che stavamo dominando la partita con l'uomo in più. Quindi sicuramente abbiamo commesso degli errori, di questi errori faremo tesoro per cercare di non commetterli più, fermo restando che, ripeto, abbiamo fatto un secondo tempo e un finale di primo tempo da fischi. Anche a Battipaglia eravamo passati in vantaggio, come oggi c'è un problema di attenzione una volta presa la partita, magari passando in vantaggio. Ma non lo so, non lo so, c'è stato un po' di... non lo so, perché non posso dire che è una squadra che non sta attenta. Oggi abbiamo commesso qualche errore, voglio dire, però... ripeto, la mia responsabilità sono magari che non sono riuscito a trasmettere l'attenzione, la concentrazione in quello che poteva essere la partita, perché abbiamo concesso a un giocatore importante come De Rosa, abbiamo concesso troppo spazio e quindi non si può, e lo sapevamo, non è che non lo sapevamo, l'avevamo preparata, solo che a volte succede. Qual è il clima dello spogliatoio, mister? Il clima sicuramente in questo momento non è più buono, il clima nel senso perché siamo i primi a essere scontenti della sconfitta e di questo periodo che fino a tre settimane fa poteva essere un modo e invece è andato in tutt'altro modo. Questo è il rammarico che c'è, però ripeto, da uomini di sport cercheremo di riprenderci nel più breve tempo possibile per poter, come dire, continuare in quella striscia positiva che abbiamo fatto fino alla 19esima partita. C'è qualcosa che vuole dire ai tifosi, un appello che vuole? No, penso che abbiamo una tifoseria abbastanza matura, ognuno si prende la responsabilità di quello che fa e di quello che dice. Noi sicuramente abbiamo delle grosse responsabilità perché, ripeto, oggi ci siamo meritati i fischi, pensando nella seconda parte. Poi chi ha fatto ha avuto delle reazioni sbagliate, non sta a me eventualmente, se ci sono state non lo so perché io poi sono andato via, quindi però posso capire i tifosi perché li capisco, nel senso che c'era molta amarezza, se ci teneva a questa partita, se ci teneva perché all'andata abbiamo perso come abbiamo perso, il 17 giugno ancora in qualcuno magari ritorna questa data. E quindi oggi c'era, come dire, c'era la nostra tifoseria che ci teneva in un modo particolare per la vittoria di questa partita contro la Cavese. Però ritengo che, ancora una volta, lo ribadisco, che non ci siamo, nella seconda parte della gara e gli ultimi 3-4 minuti ci siamo meritati fischi. Mister, i 7.000 con il Savoia possono essere fiduciosi di poter ritornare a riempire lo stadio Senetta? Ma questo, guarda, non è tutto subordinato ai risultati. Ma i risultati che io non. Allora, nessuno qua ha detto che noi dobbiamo vincere il campionato. Perfetto. Quindi siamo in linea con quelli che sono i programmi iniziali, perché siamo in linea, anzi siamo oltre le aspettative, perché si parlava di terzo o quarto posto, perché noi abbiamo detto sempre che prima di noi c'era Savoia, Agropoli e Battipagliese. Poi noi siamo stati, secondo me siamo stati bravi perché siamo riusciti a costruire una squadra che secondo me è valida per questo campionato, con già degli equilibri che già ce li siamo portati dietro dallo scorso anno, e gli innesti che abbiamo fatto sono stati di assoluto valore per la categoria. Punto. Quindi ritengo che noi non, per me siamo in linea con quello. Poi naturalmente è normale, come tutti gli ambienti dove c'è tanta passione c'è un po' di scoramento in questo momento, però io sono convinto che noi ci riprenderemo e faremo un finale di stagione importante, che possibilmente, dato i 9 punti che in 11 partite, giusto? Sono difficili, è inutile che ci prendiamo in giro, perché 12 mi pare che sono, no? 12 partite. Il Savoia è 11, sì, perché deve non gioca con me. Poi dico, se il Savoia ha 9 punti in più, in questo momento hanno ragione.
Va bene. Ok. Mister, dopo 20 minuti ascoltiamo che stiamo per questa diretta. Per parlare di una vittoria. Ma io ero fiducioso per questa gara perché i miei ragazzi hanno lavorato bene, stanno lavorando bene, stiamo facendo un campionato dove abbiamo buttato magari qualche punto per magari per un po' di inesperienza, un po' la squadra un pochettino giovane, non con giocatori diciamo blasonati, super pagati, se vogliamo dire, perché comunque noi abbiamo una gestione abbastanza oculata. E io mi aspettavo un allenatore in maniera molto sempre umilmente, spera sempre di andare a fare la partita e magari di cercare di mettere in difficoltà e di prendersi il massimo che il campo ti può dare. Non mi aspettavo di rimanere in 10 dopo un minuto o due minuti di gioco, questo sì, però penso che c'è da fare i complimenti. Io penso che alla mia squadra io devo fare i complimenti perché hanno fatto una partita di grande sacrificio contro una grande squadra che gioca bene, che è uno dei migliori attacchi insieme al Savoia, insieme anche a noi, che anche noi facciamo tanti gol. E poi c'è da dire che con un capitano superlativo, perché non me ne vogliano tutti i giocatori, però avere un De Rosa non più giovanissimo, però in queste condizioni che fa la differenza, che mette scompiglio contro chiunque, è un vantaggio anche per l'allenatore, no? Però sono contento di tutti perché c'è chi deve fare l'operaio e chi fa diciamo l'architetto. Quanti meriti della sua squadra, quanti meriti dell'Acragas oggi? Che pure dobbiamo ricordare che la sua partita di 2-0 allo scadere del primo tempo. Ah, sicuramente in 11 contro 10 per una squadra non è facile rimontare, però noi ci abbiamo creduto tra primo e secondo tempo e forse io sapendo che comunque è una squadra votata molto all'attacco con magari giocatori, per l'amor di Dio, secondo me giocatori molto molto validi perché ne conosco diversi, qualcuno ci ho giocato quando giocavo ancora insieme tipo Savanarola che era un under, però giocatori di ottimo livello, però penso che ci hanno attaccato un pochettino in maniera molto convinta e noi siamo stati bravi a sfruttare le ripartenze, a sfruttare diciamo il cosiddetto contropiede, e al di là della punizione che è stata una magia, penso, un pochettino incertezza. Il portiere non ha la magia di De Rosa che gliel'ha messo, ha fatto il passo e gliel'ha messo nel palo suo. Quindi poi è normale, la partita, adesso parliamo di vittoria, noi siamo contentissimi, magari l'Acragas no, però non so quanto siano i meriti e quanti siano i demeriti. Io posso solo fare i complimenti alla mia squadra perché in 11 contro 10 ha rimontato una partita che alla vigilia sembrava già che avessimo perso, no? Magari da sulla carta parlo. Quindi Gerardo, tu hai discorso col capitano dell'Acragas che è tornato in Serie A dopo tanti anni, quest'anno invece con un'altra maglia probabilmente metti fine, o comunque contribuisci a mettere fine al sogno Serie C dell'Acragas, che emozioni particolari ti dà se per l'Acragas? Ah sì, non penso che è la fine per l'Acragas, perché ancora ci sono 11 partite, 12 partite, quindi... No, sono senza voce, anzi scusate se non ho la voce. Quindi secondo me ancora non è finita per l'Acragas, comunque io penso, adesso sto con l'Acragas e penso a fare bene con l'Acragas. Per me era un onore, ci tenevo tantissimo esserci, e quindi niente, è andata bene. Hai avuto l'influenza questo giorno? Sì, è da giovedì che ho la febbre, quindi purtroppo è capitato questa settimana. Ci tenevo in maniera particolare, però alla fine è andata così. Se si è chiuso il campionato per la vetta, perché sono 9 punti di vantaggio del Savoia, si è riaperto invece il gioco per i playoff, perché oramai le squadre sono 2 punti dall'Acragas.
Ma io penso sempre che il campionato, come dice anche Gerlando, per me mancano 11 partite, uno non bisogna mai mollare, è normale che il Savoia ha 9 punti di vantaggio sulla seconda. Noi puntiamo sicuramente a mantenere una posizione per i playoff, perché non ci nascondiamo, perché ho detto anche in passato, noi siamo una squadra che è costruita insieme col direttore, una squadra costruita molto giovane, con tanti giovani di prospettiva che non stavano nei professionisti, che presi in prestito dai professionisti, sono tutti di nostra proprietà, quindi è un lavoro che ha fatto il direttore in estate e penso che noi stiamo facendo il nostro campionato e ci stiamo affermando per avere un posto nei playoff, poi alla fine tireremo le somme. Per quanto riguarda il campionato è normale, penso che pure io penso che sia ancora aperto, anche perché noi domenica ci abbiamo in Savoia e noi, come si suol dire, onoreremo il campionato, perché a noi servono punti. In casa non vinciamo da un bel po' e allora noi facciamo le partite per vincere. Infatti volevo sottolineare solo questo, perché ho sentito un po' di voci: noi domenica faremo la stessa partita che abbiamo fatto oggi col Savoia, perché siamo una squadra che è costruita in modo umile, non è che ci mettiamo a giocare sulle punte, andiamo su tutti i campi a cercare di ottenere il massimo, cercando di giocare sicuramente, però di mettere a base quella grinta che oggi ci ha permesso di venire a vincere qui. Quindi ho sentito delle voci che assolutamente, almeno sotto il mio punto di vista, sono voci inutili. Noi faremo la stessa partita che abbiamo fatto oggi, è un derby, sicuramente non il Savoia arriverà da noi e non troverà i pasticcini, troverà una squadra convinta, una squadra decisa che vuole 3 punti. Ci dovete credere, perché noi abbiamo perso poche partite, perché abbiamo sempre giocato. Io ho vissuto sempre fuori, quindi sono tornato, non mi ha mai aiutato nessuno. Quindi a me da, le dico solo da calciatore. La società come si pone con la Lega e con le pendenze che ha? Allora, questa è una bella domanda, perché la nostra è una società nuova che da quando è arrivata a Cava, dal gennaio scorso che siamo arrivati io e il mister, ogni mese paga puntualmente, ed è la prima cosa che c'è da sottolineare, perché con la situazione economica che c'è non solo in Serie D ma anche in Lega Pro e qualche squadra di B, è una cosa importante. E sotto il punto di vista delle vertenze, delle multe da pagare, sono cose vecchie che riguardano società. È un bel regalo che ci hanno lasciato le gestioni passate. Sicuramente noi le dobbiamo onorare, perché comunque siamo la società che deve portare avanti la Cavese, però purtroppo sono delle cose che la società con quei soldi poteva investire sui giovani magari, o fare altri discorsi. Comunque è normale che noi cercheremo di sempre di portare a termine il programma che abbiamo stabilito all'inizio, che è quello di valorizzare i giovani. Non abbiamo un grande budget, non posso quantificare, però diciamo che i complimenti delle altre società ci rincuorano e ci fanno andare avanti. Quindi tornando al discorso di prima, il Savoia domenica non troverà una partita facile, questo ve lo posso dire prima, perché è un derby. Noi all'andata abbiamo perso con 2 rigori molto dubbi, e quindi volevo puntualizzare questo. E per la seconda volta consecutiva la Cavese vince da Grigento, per la seconda volta consecutiva arrivano gli applausi dei tifosi di Agazzurri. Non pensate che questo possa essere un bel segnale? Io ero in tribuna, infatti vi volevo dire una cosa, ero in tribuna perché squalificato e continuerò ad andare in tribuna, non ci vado più in panchina, però volevo dire che mi sono complimentato con le persone che avevo di fianco, perché è stato veramente un pubblico eccezionale, hanno applaudito il capitano quando è uscito e posso dire che anche quando c'è stata qualche bella giocata sentivo i commenti e faccio i complimenti veramente a questo pubblico. Pure io mi associo, perché comunque vedere la propria squadra che comunque sta puntando, sta facendo la corsa insieme al Savoia, perdere in casa, è normale, c'è un po' di rammarico, però ho visto un pubblico che onestamente fa onore, che è la squadra che è venuta, ha vinto. Mi dispiace per delle incomprensioni che ci sono state all'andata, e magari con qualcuno della dirigenza che fa parte mi sono anche chiarito, poi magari con qualcun altro non ho avuto modo di potermi chiarire, però assolutamente io non ho mai, perché sono una persona abbastanza
parte che sono fisicamente, sono un piccolino, non mi oserei mai fare a botte con qualcuno, non è nel mio proprio DNA, però a volte nascono delle incomprensioni, forse sono un pochettino focoso, a me è normale, se dobbiamo fare le mummie qua dobbiamo incitare, dobbiamo dirigere, dobbiamo, però onestamente io cioè non ho nulla da dire e comprendo magari anche magari qualche parolaccia, magari qualche fa parte del calcio, però io devo fare i complimenti alla città di Agrigento perché è un pubblico veramente che fa onore al calcio. Grazie.